partecipazione alla commissione di oggi rappresenta plasticamente l'interesse, vorrei dire la preoccupazione espressa dagli interventi sia di oggi sia nei giorni precedenti degli amministratori locali rispetto alle scelte che si profilano in questo decreto immigrazione che è stato prorogato poco tempo fa. Noi abbiamo una grande difficoltà in questo momento a gestire quelli che sono i potenziali esiti delle scelte che sono compiute, perché davvero rischio di mettere a repentaglio l'incolumità, vorrei dire, la sicurezza, la tranquillità dei luoghi che ospitano centri non più sotto controllo, o quantomeno sotto la supervisione degli amministratori locali, ma lasciati alle scelte delle prefetture, e certo, fanno il loro mestiere ma hanno una sensibilità diversa. Nello stesso tempo il colpire il sistema SPRAR è un errore clamoroso, è riconosciuto amministratori centrodestra, centrosinistra, 5 Stelle, e ancora restringere il potenziale utilizzo dell'umanitario a casi specifici e ridotti rischia di lasciare senza tutele persone che rimarrebbero sui territori, vista, come ha riconosciuto anche lo stesso ministro, l'impossibilità di espulsione, rischia di acuire le tensioni sui territori e nelle città. Speriamo che ci ascolti, il Parlamento davvero faccia le scelte più corrette, doveroso e giusto intervenire su questo tema, altrettanto doveroso e giusto però è ascoltare i suggerimenti e le istanze dei sindaci.